Un po' se ci siamo e se ci sono. Adesso ci prendiamo qualche momento. Intanto, se c'è qualcuno collegato, allora intanto chiudiamo quello che non ci serve, così non leviamo segnale. Via. Tutto chiuso. Bene, se c'è qualcuno che sta guardando, ce lo faccia sapere. Si sente bene, se va tutto bene. Indietro. Ecco. Fatemi sapere se si sente bene la voce, eh? Ah, a parte che non saprei come rimediare se non dovesse essere così. Aspettiamo ancora qualche minuto. Si sente bene? Marta Lucia, Gabriella, tutto ok? Ottimo, grazie. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Eccolo qui. Allora. Questo. Allora, 14. Tra un momento cominciamo, eh. Ok. Stiamo per iniziare questa piccola riunione serale tra amici. Molto intima. Poche centinaia di persone. Allora, Maria dice che si sente bene. Ciao Gaetano, ciao Mirella, ciao Linda, Susanna, Paola. Buonasera a tutti. Allora, voglio anche prendere
Ci siamo? Dunque, credo che possiamo iniziare. Credo che possiamo iniziare. Noi questa sera diamo l'avvio a un piccolo appuntamento che qui su questa pagina di Facebook. Come sapete, il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Questa è la pagina Facebook, e ci diamo un appuntamento mensile che si va a incastrare correttamente con l'altro appuntamento mensile, quello che c'è su Focus 3.0, il mistero della vita, dove c'è l'Università della Conoscenza, la LUCS, dove anche lì una volta al mese avviene la lettura degli insegnamenti, la lettura integrale degli insegnamenti del Cerchio Firenze 77. Quindi ogni 15 giorni, una volta sulla Focus e una volta su questa pagina di Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda, ogni 15 giorni, grosso modo, ogni 15 giorni abbiamo la possibilità di incontrarci. E quello che faremo qua non è un doppione di quello che facciamo su Focus, dove è possibile seguire passo passo gli insegnamenti filosofici delle guide del Cerchio Firenze 77. Quello che faremo qua invece è la lettura di alcuni brani che sono stati dagli amici del Cerchio definiti brani mistici. I brani mistici sono dei brani che frequentemente concludevano le sedute del Cerchio. Alla fine, per esempio, di una lunga esposizione filosofica, era consuetudine, o comunque frequente, che di Kempis, era consuetudine per Kempis concludere con una sorta di invocazione o uno slancio mistico che lui pronunciava addirittura quasi commuovendosi, cambiando completamente il tono della voce, la prosodia, era proprio un comunicare più con il cuore a quel punto che con la logica e con la mente. Naturalmente questi brani mistici non erano mai casuali, erano collegati alla lezione che era appena stata svolta e prendevano un significato particolare. Poi via via, studiando l'insegnamento del Cerchio Firenze 77, ci si è resi conto di come questi brani fossero realmente densi di significato, brani veramente molto pregnanti. E più che si approfondisce l'insegnamento e più che poi si vanno a rileggere questi piccoli frammenti di questa comunicazione, e più che ci si rende conto di quanto questi brani contenessero, fossero sintesi estremamente ricche di quello che era stato spiegato e di tutto l'insegnamento come si era svolto fino a quel momento là. Per cui, intanto, per cominciare questi nostri appuntamenti, su questa pagina, noi cominceremo con la lettura di questi brani mistici, però vi voglio anche, dare un po' il quadro, quando è possibile, naturalmente, darvi il quadro di come,
di come si, di qual era il clima, qual era il contenuto al quale faceva riferimento il brano e quindi la lezione da cui si partiva, che la seduta, che cosa si diceva prima, chi era che lo diceva. In questo caso il brano di cui parleremo stasera è molto conosciuto, molto ascoltato, molto proposto da tutti quelli che in qualche modo cercano un po' o di divulgare o comunque di far conoscere le cose dei maestri. Questo brano è un brano che inizia dicendo: tu avrai capito la vita, e poi ci sono tutta una serie di frasi che sono collegate a questo, cioè tu avrai capito la vita quando farai questo, direi quello, ti comporterai in questo modo, avrai una visione di un certo tipo. Ed è un brano veramente famosissimo, molto bello. Dunque, questo brano qua, fra l'altro, viene pronunciato da una voce di cui niente si sa, che non era una voce che per consuetudine frequentava le sedute del Cerchio Firenze 77. Tutt'altro. Io intanto vedo scorrere nomi, vi saluto tutti, tutti insieme, vi abbraccio tutti insieme. Purtroppo non posso fare due cose insieme, ho solo un neurone funzionante in questo momento, che è quello concentrato su quello che vi voglio dire. E questa voce che pronuncia le parole che stasera leggeremo è una voce che è stata definita partecipanti del cerchio la entità X, cioè senza un riferimento di qualche tipo, che non interveniva regolarmente nelle sessioni di insegnamento, nelle sedute, non partecipava né alle sedute affettive né ad altre. È una voce che è intervenuta pochissimo nel Cerchio Firenze 77, ma la cosa che è di grande importanza è che le nostre stesse guide, che tutti noi che abbiamo partecipato abbiamo ritenuto essere di un altissimo livello spirituale, quando si presentava, le rare volte che si è presentata questa voce, ci hanno sempre invitato a prestare la massima attenzione e ad ascoltare con reverenza questa voce che interveniva e che di solito interveniva quando il medium levitava, cioè il medium si sollevava e girava sollevato sopra le teste dei presenti mentre questa voce parlava. Una voce molto bella, molto toccante. E la lezione, di cui stiamo parlando, di una cosa che è avvenuta nel 1978, questa lezione di cui si parla e a cui si collega questa parte finale, questa parte mistica, una voce che poi è una lezione che poi è stata inserita dentro il volume Oltre l'illusione. Voi la potrete trovare questa lezione a pagina 145, e il titolo che è stato dato a questa lezione è La morale ideale, ed è una lezione tenuta insieme dalle due voci Kempis e Claudio. Non vi leggo naturalmente tutta questa lezione, tutta questa comunicazione che è piuttosto lunga, ma ve ne leggo un pezzetto per introdurvi al senso di quello che andremo ad ascoltare più avanti, e cioè vi leggo l'ultima parte che è stata detta da Claudio, poi ce n'è una successiva detta da Kempis, ma quella detta da Claudio ci introduce abbastanza a questo brano mistico che sentiremo alla fine, e dice in questo modo: lui parla di un precetto classico che noi conosciamo perché fa parte della nostra conoscenza culturale e religiosa, diciamo così. Prendiamo in esame un precetto classico, dice Claudio. Lui cita, dice Matteo 6,24, quindi ci dà anche un'indicazione. Quando tu fai l'elemosina, dice Matteo, non farla strombazzando dinanzi
te nelle sinagoghe e per le strade come fanno gli ipocriti per avere gloria agli occhi degli uomini. In verità ti dico che quella è la loro ricompensa. Tu invece, quando fai l'elemosina, ignori la tua sinistra ciò che fa la destra, affinché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Si afferma, cioè, spiega Claudio, che lo scopo di fare l'elemosina non è quello di mettersi in evidenza agli occhi degli uomini, di avere una sorta di riconoscimento, di ricompensa umana, e questo è un primo ideale morale. Tuttavia, il versetto promette un altro genere di ricompensa, quella spirituale, perciò la questione è ancora nei termini do, ma anche ricevo. Un modo di purificare questo concetto o il concetto in generale dell'aiutare è quello di accettarlo prescindendo da ogni forma di ricompensa personale. L'aiutare per solidarietà che gli uomini debbono avere fra di loro, a fondamento della quale sta, per chi non creda ad altro, la comune condizione umana. Invece l'uomo, per rendere meno rarefatto questo concetto, per farlo più a sé assimilabile, vi apporta dei correttivi, come per esempio l'effettiva necessità d'aiuto da parte di chi si vuol beneficare, oppure la certezza che l'aiuto sarà efficace o comunque recepito. Ma il concetto, nella sua originaria purezza, significa aiutare anche quando si sa che l'aiuto non serve. Questa è una cosa per noi effettivamente non facile da fare nostra, che fa parte proprio della nostra cultura. Noi diciamo spesso bisogna aiutare agli altri, fare, dare e via dicendo, ma perché questo sforzo, questo impegno che mettiamo possa essere di una qualche utilità, possa dimostrare il suo aspetto di utilità. Per noi è difficile aiutare anche quando si sa che quell'aiuto non serve. A voi forse tutto questo può sembrare ridurre il precetto a semplice e freddo dovere proprio. Può sembrare un togliere l'amore al prossimo dal concetto di aiutare, amore che è ispiratore di ogni forma di vero altruismo. Vi assicuro che non è così. In questa concezione dell'aiutare, l'amore assume forma impersonale. Amore per il tutto, amore privo di passionalità, il concetto del vero amore. E qui c'è un altro brano che prima o poi leggeremo che riguarda il concetto di vero amore, che è insomma, va veramente approfondito molto. Allora, in questa concezione dell'aiutare, l'amore assume una forma impersonale, cioè amare non la persona alla quale ci sentiamo legati, o che ci muove un sentimento di un certo tipo, ma amare tutti indistintamente, proprio l'amore per l'amore. Poi qui c'è il brano di Kempis che non vi leggo, e vado invece alla parte finale di questo brano di Kempis, che ci introduce poi a questo finale. Dice Kempis: nel mondo della percezione, l'uomo, credendo di poter influire arbitrariamente nella vita dei suoi simili attraverso molte incarnazioni e moltissime esperienze, acquista rispetto e senso di responsabilità nei loro confronti. Vi voglio rileggere le prime due righe perché sono molto importanti. Cioè, nel mondo della percezione, e qui già c'è un aspetto di limitazione. Il mondo della percezione è il nostro mondo. Siamo noi che percepiamo una realtà fisica intorno a noi e con questa ci confrontiamo. Nel mondo della percezione, l'uomo,
credendo di poter influire arbitrariamente nella vita dei suoi simili, credendo. E l'uomo deve credere questo per poter agire per come è, per come sente, per quello che si muove dentro di lui. Crede di poter in qualche modo influenzare la vita delle altre persone, nel male tante volte, ma anche nel bene. Cioè io penso, mi illudo di fare alcune cose che producono come effetto un bene per un altro. Questo credendo non è qualche cosa che ci deve far pensare a una forma, come posso dire, svalutativa dell'esperienza dell'uomo. No, qui si sta parlando di un funzionamento, di come noi funzioniamo nella nostra vita ed è utile capire come funzioniamo. Noi costantemente siamo in relazione con gli altri e crediamo da una parte di venire influenzati dagli altri e dall'altra parte di poterli influenzare in qualche modo, parlando di questo, di quello, scambiando opinioni, facendo per gli altri o chiedendo agli altri cose. E via e via e via, insomma, stando in relazione con gli altri. Allora dice Kempis, attraverso molte incarnazioni e moltissime esperienze, l'uomo acquista rispetto e senso di responsabilità nei loro confronti, nei confronti degli altri. Ci vogliono moltissime esistenze per acquistare questo rispetto, per avere questo senso di responsabilità nei confronti degli altri. Sono dei passaggi lentissimi, si passa attraverso moltissime esperienze, perché quelle attraverso tutti i meccanismi che voi, molti di voi ormai conoscono, perché chi segue le lezioni su Lux ormai abbiamo già incontrato tutta la parte che riguarda la legge di causa ed effetto, il karma, le successive incarnazioni, la non contemporaneità del sentire, tante altre cose che abbiamo già studiato, no? Ebbene, attraverso tutti questi passaggi, a poco l'uomo acquista rispetto e senso di responsabilità nei confronti degli altri. Poi l'uomo scopre che al di là dell'apparenza, e qui dice una cosa grossa, al di là dell'apparenza l'uomo scopre che è solo. E nonostante ciò, conserva intatto il senso del suo dovere. Continuando a fare tutta questa serie di esperienze, a un certo punto l'uomo scopre che è solo. Qui è un'affermazione che può anche indurre un po' in confusione chi non è entrato un pochino dentro, i concetti dei maestri e i loro insegnamenti. È solo perché tutti noi viviamo una condizione di apparenza e è anche una condizione di illusione. Nelle righe prima diceva l'uomo credendo di poter influenzare arbitrariamente la vita degli altri, credendo perché vive questa condizione di illusione, vive in una sorta di sogno nel quale si confronta con gli altri, spesso come dire, proiettando sugli altri i propri bisogni, le proprie convinzioni e vivendo una specie di mondo assolutamente soggettivo nel quale fa esperienza e manifesta ed esprime il grado di coscienza che gli è proprio. E lo fa in questo modo. È proprio il funzionamento dell'uomo incarnato. A un certo punto l'uomo, attraverso tante incarnazioni, scopre che al di là dell'apparenza è solo, e l'altro punto importante di questa affermazione è che, nonostante che scopra di essere solo, nonostante ciò, conserva intatto il senso del suo dovere verso gli altri, del rispetto degli altri, della responsabilità verso gli altri, pur sapendo che è solo. Quando ha capito che le proprie limitazioni rendono divisi, diversi, soli
E ciò nonostante ama il tutto di un amore impersonale e privo di passionalità, allora trascende la condizione umana. Cioè, a un certo punto le passioni cadono, cioè quello che noi normalmente intendiamo amore, la grande passione travolgente, i sensi, la fisicità, l'intimità fisica e tutto quello che riguarda l'amore passionale. E poi l'amore passionale per tantissime cose, cioè no, ognuno sa di avere delle grandi passioni nella propria vita, di sentirsi attratto, attaccato, di non riuscire a separarsi dalle cose che ama così tanto, quello è l'amore passionale. L'amore impersonale è tutta un'altra cosa, tutta un'altra vicenda. Quando l'uomo giunge a questo amore impersonale, un amore verso il tutto, che non ha più queste caratteristiche di passionalità, e quindi ama il tutto di un amore impersonale, allora trascende la condizione umana. Non ha più bisogno di incarnarsi, non ha più bisogno di vivere nel mondo della percezione. Non trascende la condizione umana, non più a lui necessaria, e vive unicamente della comunione dei santi. E qui dovremmo aprire anche qui una spiegazione relativamente. Ah, qui mi dicono che dovresti alzare il volume, ma io non so come si fa ad alzare il volume, perché mi sembra. Aspetta, io provo a fare così, non so, ditemi se migliora qualche cosa. Io ho premuto un tasto, ditemi se si sente. Nicola, tu che mi dai questi segnali, mi fai sapere. Allora, la comunione dei santi non ha tanto a che vedere con le cose che ci descrivono le religioni. In questo caso, per santi si intende l'uomo che esce dalla ruota delle nascite e delle morti e che vive una condizione diversa. Allora, qui alcuni mi dicono che si sente bene. Vabbè, io sento benissimo e io vado avanti. Allora, quando Kempis dice queste ultime righe, quando l'uomo ha capito che le proprie limitazioni sono le proprie limitazioni, le limitazioni di ognuno di noi, quando ha capito che le proprie limitazioni rendono divisi, diversi, soli, e ciò nonostante ama il tutto di un amore impersonale e privo di passionalità, allora trascende la condizione umana, non più a lui necessaria, e vive unicamente della comunione dei santi. E qui Kempis, con, come dire, una commozione profonda, dice: ascoltate, reverenti. Ed ecco che nel buio della seduta, il corpo di Roberto sale verso il soffitto. Le sedute si svolgevano in una casa che aveva soffitti molto alti, come quelli di una volta, non sono più i soffitti di soli 2,70 m, 2,80 m come sono oggi, ma sono 3,5 m. Grandi soffitti da cui scendevano lampadari, e questo corpo sale su. E fa tintinnare il lampadario lassù in alto e gira, la voce gira sopra le teste dei presenti. E c'è anche nell'aria un profumo particolarissimo, che non è uno di quelli consueti che preannuncia l'arrivo di questa o di quella guida che normalmente fa le sue comunicazioni alla cerca. Questa voce comincia a parlare dall'alto. Perciò tu avrai capito la vita non quando tu farai il tuo dovere in mezzo agli uomini, ma quando lo farai nella solitudine. Non quando, pur raggiunta la notorietà, potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini, ma quando l'avrai,
e nessuno lo saprà, neppure te stesso. Non quando tu farai il bene e ne vedrai gli effetti, ma quando lo farai e non ti interesserà avere gratitudine né conoscere l'esito del tuo operato. Non quando tu potrai aiutare efficacemente e disinteressatamente, ma quando aiuterai, pur sapendo che il tuo aiuto a nessuno serve, neppure a te stesso. Non quando tu ti sentirai responsabile di tutto ciò che fanno i tuoi simili, ma quando conserverai intatto il senso della tua responsabilità, pur sapendo d'essere l'unico uomo al mondo. Non quando tu avrai compreso che tutti gli esseri hanno gli stessi tuoi diritti, ma quando tratterai l'essere più umile della terra come se fosse colui che ha nelle sue mani le tue sorti. Non quando tu amerai i tuoi simili, ma quando tu stesso sarai i tuoi simili e l'amore. Voi capite bene? Capite bene quanto sia denso di insegnamento un messaggio di questo tipo. Innanzitutto si toccano alcune parti che riguardano l'aspetto più profondo dell'insegnamento. Tutto l'insegnamento del cerchio va nella direzione di far comprendere a ognuno di noi, non a tutti noi che leggiamo l'insegnamento, ma a ognuno di noi che lo legge, quindi in maniera molto diretta e precisa a te, a te, a te, a te, a ognuno, quanto sia soggettiva l'esperienza della vita, quanto l'esperienza della vita che ognuno di noi fa sia impregnata di soggettività, ma molto di più di quanto pensiamo. Cioè non solo il fatto che ognuno di noi può avere una sua opinione di alcune cose che accadono, o non solo il fatto che ognuno di noi possa essere più o meno, che ne so, manipolato dalle opinioni degli altri, ma quanto lo stare nel mondo, il mondo di cui si fa esperienza e gli altri che abitano questo mondo, di cui noi facciamo esperienza, quegli altri che noi riteniamo separati da noi e con i quali ci confrontiamo, con i quali stiamo in relazione, quanto tutto questo per ognuno di noi rappresenti un suo mondo con il quale ognuno di noi si confronta. E in un mondo in cui tu sei, come dire, l'elemento centrale, la mente centrale che si confronta credendo di essere in relazione stretta con le altre persone e da questo centro del mondo, ognuno di noi si sente al centro del mondo, no? Del suo mondo. Da questo centro del mondo governa le proprie azioni, le fa, le muove, riceve, manda nelle varie direzioni e fa tutto quello che deve fare. Da questo centro del mondo, a poco l'uomo apprende che cos'è il senso del dovere e scopre che c'è una volontà intima che diventa a poco imprescindibile dalla sua vita.
E dice questa voce: tu avrai capito la vita non quando tu farai il tuo dovere in mezzo agli uomini, e quindi non in questo frammentarsi di azioni, di esperienze, di sentimenti, di mescolanze, no? In mezzo a tutti quanti, a questo mondo che per ognuno di noi in realtà è un mondo soggettivo. Non quando tu sei là nel mezzo e fai il tuo dovere lì, ma quando lo farai nella solitudine. Questo tema della solitudine ritorna molto. Tu sei solo, sei l'unico a esistere nella terra. Perché? Perché in effetti è così. Ognuno di noi è una sorta di isola, nella quale si confronta con gli altri, e questo essere in relazione con gli altri fa vibrare il centro di questa isola di coscienza che cresce in questa esperienza. Quindi, quando tu farai il tuo dovere nella solitudine, sapendo che ci sei solo tu, non quando, pur raggiunta la notorietà, potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini, ma quando tu avrai una condotta esemplare non lo saprà nessuno. Neppure te stesso, perché se tu la sai, la conosci, questa condotta esemplare che hai, è come se tu in qualche modo ti vedessi avere questa condotta esemplare, fossi compiaciuto di averla, te ne accorgessi di averla. Se tu te ne accorgi, vuol dire che in qualche modo la stai notando, osservando, che ne sei consapevole di avere una condotta esemplare. Ma quando hai la condotta esemplare non sai di averla perché è la tua natura, perché avviene così. Tutti quanti avremo incontrato nella nostra vita delle persone estremamente semplici, normali, dirette, genuine, no? Loro mica stanno a osservare se lo sono o non lo sono, sono così e basta. Ecco, quando ognuno di noi riesce a fare questo, riesce a fare, neanche riesce, è questo, allora avrai capito qualche cosa di più della vita, perché si genera da te in maniera del tutto spontanea e naturale, senza neanche che tu te ne accorga, un modo di stare in mezzo agli altri. Non quando tu farai il bene e ne vedrai gli effetti, vedere gli effetti del bene che uno fa piacere. Ma il piacere di chi è? È il mio. Sto di nuovo nutrendo l'io. Questa forma che è una forma che si è aggregata intorno alla coscienza per farci fare l'esperienza di uomini incarnati, che è l'io, si compiace nel vedere che ha fatto del bene a qualcuno e che questo si vede e produce della gratitudine verso noi stessi. E dice: quando farai il bene, tu avrai capito la vita, quando farai il bene non ti interesserà avere gratitudine, lo fai semplicemente, né conoscere l'esito di quel bene che fai, lo fai e basta. Non quando tu potrai aiutare efficacemente e disinteressatamente. Guardate che è interessante il fatto che questa voce ci dice: tu avrai capito la vita non quando farai quelli che sono, come dire, gli ideali morali che ci vengono proposti dalle religioni, e cioè aiuta efficacemente e in maniera disinteressata, no? Questo è un ideale morale che ci viene proposto. Dice: ma tu no, avrai capito la vita non quando farai questo, ma quando aiuterai pur sapendo che il tuo aiuto non serve a nessuno. Neppure a te stesso. Capite com'è completamente altro il livello di cui stiamo parlando? Dice questo maestro: non quando tu ti sentirai responsabile di tutto ciò che fanno i tuoi simili, ma quando conserverai intatto il senso della tua responsabilità pur sapendo di essere l'unico uomo. L'unico uomo al mondo, si torna di nuovo al tema della prima frase, quando farai qualche cosa nella solitudine, no? Farai il tuo dovere nella solitudine.
e conserverai qui il senso della tua responsabilità pur sapendo di essere l'unico uomo al mondo, cioè essendo divenuto consapevole di come funziona tutto questo gioco di relazioni, questa illusione nella quale siamo immersi per apprendere a divenire persone che conservano questo senso di responsabilità pur sapendo di essere soli. Non quando tu avrai compreso che tutti gli esseri hanno gli stessi tuoi diritti. No, e sarebbe già moltissimo. Se gli uomini sapessero che tutti quanti hanno i tuoi stessi diritti. E quindi guardi agli altri pensando che qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa tu chiedi il diritto, tu senti di aver diritto, tutti gli altri hanno lo stesso diritto. Sarebbe un'umanità meravigliosa, ma non è lì il punto, cioè tu avrai compreso la vita non quando avrai compreso questo, e cioè che tutti gli esseri hanno i tuoi stessi diritti, ma avrai compreso la vita quando tratterai, questo è bellissimo, l'essere più umile della terra come se fosse colui, qui nella pagina è scritto colui con la C maiuscola, come se fosse colui che ha nelle sue mani le tue sorti. Allora, pensate all'uomo, al reprobo dei reprobi, proprio l'ultimo uomo della terra, il barbone sporco e puzzolente nell'angoletto di una strada, e quando tu tratterai quella creatura come se fosse quella che ha nelle sue mani le tue sorti. E quindi fai qualsiasi cosa per questa creatura, cioè ti dai veramente completamente a questa creatura. Siamo lontanissimi da questo, naturalmente, o perlomeno io sicuramente sono lontanissimo dal vivere questo, da sentire questo, ma è questo ciò di cui si sta parlando, perché tutto l'insegnamento delle guide, dei maestri, ci porta a guardare verso gli altri, verso quel tuo prossimo di cui parla il grande maestro Cristo, come una parte di te, ma realmente una parte di te, non una parola che dice gli altri sono parte di te. No, realmente fanno parte di quella stessa coscienza, realizzano quella molteplicità dalla quale tu illusoriamente ti senti separato. E conclude dicendo la voce: tu avrai capito la vita non quando amerai i tuoi simili. E sarebbe già tantissimo amare i simili. No, non quando amerai i tuoi simili, ma quando tu stesso sarai i tuoi simili. E quindi l'identificazione con questo mondo nel quale ci sentiamo separati è realizzata. E quindi sarai i tuoi simili e l'amore. Quale amore? Non quello passionale, quello impersonale di cui parla precedentemente. Adesso ve lo rileggo e con questa rilettura credo che innanzitutto fatemi vedere qua se c'è qualcuno, ovviamente. Posso fare una domanda? Se un uomo o una donna esce dal ciclo delle reincarnazioni, quindi diventa santo, diciamo così, può poi in un'altra incarnazione ritornare uomo? Ma se esce dal ciclo delle nascite e delle morti, non si reincarna più come uomo. Gli esseri incarnati, fanno parte di una fascia del percorso evolutivo dell'essere, diciamo così, in maniera veramente molto, molto semplificata, eh? Però c'è tutta una porzione del percorso evolutivo della coscienza o dell'essere o del sentire, come lo si vuol chiamare, che si chiama vita da uomo inteso essere umano, uomo, donna e via dicendo. Quella fascia di esperienze va dall'essere, da incarnarsi prima come una creatura del tutto priva di consapevolezza di sé, e quindi quello che viene definito un selvaggio,
fino a, attraverso successive incarnazioni e tante esperienze, a quella figura che noi chiamiamo santo, comunque un uomo che vive più per gli altri che per se stesso, che realizza in qualche modo queste cose che abbiamo letto in questo brano mistico e le realizza. Ma quando arriva a quel punto non ha più motivo di incarnarsi, non è quello il tipo di esperienza che gli è necessaria, quindi esce dalla ruota delle nascite e delle morti e continua un'altra forma evolutiva che i maestri descrivono in maniera approfondita e che non ha più a che vedere con la percezione, con la fisicità, con prendere corpi come il corpo astrale, il corpo mentale, il corpo fisico e via dicendo. Tutte queste cose servono solo alle persone, agli esseri incarnati che occupano quell'area, quella fascia evolutiva lì molto precisa, dove è presente l'io, dove è presente il senso di separatività, dove esiste la dualità, cioè esiste io, mi sento io, e tutto il resto da me che è il non io, e quindi c'è la dualità io e non io. Tutto questo dopo non serve più. Quando uno arriva a sentirsi identificato negli altri, al punto da amarli tutti, non ha più da confondersi con la separatività, vorrebbe fondersi con gli altri. A quel punto non serve più l'esperienza dell'incarnazione, quindi della dualità, ma servono altre esperienze. Il cammino procede in un altro modo. Vediamo se ho altre domande. Direi di no. Le nostre innumerevoli vite sono volte al raggiungimento di questa condizione, certo, proprio questo. Ognuno di noi scrive la propria storia e la dovrebbe scrivere nel miglior modo possibile. Ecco, vedete, guardate che bravo che è Nicola che ci mette tutte le indicazioni per ascoltare direttamente questa entità che da alcuni viene chiamata entità Z, da altri entità X, insomma, quello che sia. Le guide mi hanno aiutato, è bellissimo, bellissimo. Allora, adesso quello che Gesù diceva, ama gli altri come te stesso, perché gli altri sono te stesso. Bene, adesso noi ci salutiamo con la rilettura di questo bellissimo brano, che è il primo di questa serie di incontri. Dice la voce, perciò tu avrai capito la vita non quando tu farai, non quando tu farai il tuo dovere in mezzo agli uomini, ma quando lo farai nella solitudine. Non quando, pur raggiunta la notorietà, potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini, ma quando l'avrai e nessuno lo saprà, neppure te stesso. Non quando tu farai il bene e ne vedrai gli effetti, ma quando lo farai e non ti interesserà avere gratitudine, né conoscere l'esito del tuo operato. Non quando tu potrai aiutare efficacemente e disinteressatamente, ma quando aiuterai pur sapendo che il tuo aiuto a nessuno serve, neppure a te stesso. Non quando tu ti sentirai responsabile di tutto ciò che fanno gli uomini, ma quando conserverai intatto il senso della tua responsabilità, pur sapendo di essere l'unico uomo al mondo. Non quando tu avrai compreso che tutti gli esseri hanno gli stessi tuoi diritti, ma quando tratterai l'essere più umile della terra, come se fosse colui che ha nelle sue mani le tue sorti,
non quando tu amerai i tuoi simili, ma quando tu stesso sarai i tuoi simili e l'amore. E con questo ci salutiamo e ci vediamo fra, mi sembra, 2 venerdì su Focus 3.0, il mistero della vita, per la lettura degli insegnamenti filosofici dei maestri, e fra un mese invece per un nuovo brano mistico su questa pagina. Un caro saluto a tutti voi.